delle vecchie mappe, Anna Conchetta, tutti che ti chiedono dove siamo. Magari si possono accendere sti meno, qualcosa fanno, perché sennò sembra che devono andare in giro. Ciao Pina, ciao Paola, ti faccio uno spoiler. Ciao Sandra. Guardate chi c'è oggi. È un po' simpatica. Stelle qua, via. Vediamo come è. Un fantasma, ragazze. Scusate, non mi è mai successo una cosa. Vediamo il contrario, però mettiamo niente, lo tieni in mano tu, Francia. No, io devo andare via a fare una pensione. Vabbè, andare via, lo tiene Fabio. No, 10 minuti, che vediamo. Lo tiene Fabio, c'è anche la Sandra, c'è anche la loro. E già c'è anche la Sandra oggi, special guest in Italia. Guarda che non puoi fare come vuoi, chiedere alla maestra cosa devi fare. E se lo prende l'aria, ha detto. Devi chiedere alla maestra. Vieni che glielo diciamo, vieni. Vai un po'. Lo puoi fare come maestra. Vuoi qua. Però scusate l'inizio un po' trambustoso, ok. Tortorello. Ti già peschi il picco. Allora, oggi siamo fuori casa perché siamo venuti all'asilo di Miki. Abbiamo fatto la scuola di Leverosa, mica potevamo mancare con l'asilo di Miki. E allora siamo venuti qua perché c'è questo mobilone molto grande, sarà più di 3 metri e mezzo, sì. 4 metri, perché non siamo neanche. Non è questo, è dentro. Questo qua lo facciamo domani. E abbiamo fatto 2 tutorial, uno oggi e uno faremo domani. E lavoriamo appunto su questi mobili che sono molto carichi, proprio anni 70, sicuramente anni 70, e facciamo vedere come si ricolorano. Prima di tutto sono mobili particolari che sono completamente plastificati. E essendo così grandi vogliamo far capire alle persone come cercare di modernarli. Abbiamo usato dentro due tipi, fuori il visir, e ora utilizziamo su queste due ante degli stencil. Perché questi due stencil qua in realtà, qua e stelline, non sono mai stati usati più di tanto, e mi spiace. Sì. E quindi oggi abbiamo fatto un'altra cosa, un altro abbinamento, perché ci sono poi due ante ancora che hanno avuto un'altra specie di abbinamento, con una carta parati molto particolare, ma questa non ve la spoilerò, sennò il tutorial è esatto. Quindi ci saranno due ante e una carta. Stelline qua e un'altra ante, perché sono 7 ante, e un'altra fantasia, vero? Io e Emma quindi abbineremo alla scocca beautiful le porte visir tre colori. Dark beautiful di nuovo per legare le porticine al mobile e profumo gioiente. Ci piace l'idea di fare un lavoro molto molto colorato. Un pezzettino di nastro carta ce lo mettiamo perché bisogna comunque fermare lo stencil. Tu mi dicevi che non lo vuoi fare pieno perché non lo vuoi. So. Comunque per ora la cosa che è stata più notata è il tuo taglio, L'altro giorno ci ho messo un'ora e mezza a asciugarmeli perché erano qua e io ho detto no, non posso spendere un'ora e mezza della mia vita per asciugare i capelli, non è una roba per me. Allora diciamo già a tutti che purtroppo siamo senza microfono, sì. Quindi si sente un po' meno bene del solito. Però vi assicuro che bisogna guardare. Oggi è carino perché si guarda, sì. C'è anche Sandra che ci vuole aiutare, però si è nascosta là dietro. Sì, sì. Se ci aiutiamo anche con quel telefono che è quello di YouTube. Yes. Se vedi a un certo punto che vuoi venire un po' più vicino e allora, se vuoi fare qualche domanda che leggi, esatto, che leggo sono una scritto piccolissimo. Mi avete chiesto cosa dovete fare se vi siete iscritti ai social di Love Restyle, una trasmissione che sarà in onda su Home Garden TV e Discovery dal 7 maggio e niente dovete fare, dovete guardare, dovete interagire. Il gruppo servirà a che cosa? Fare domande, richieste su tutto ciò che vedrete nella serie, quindi che ne so, vedete restare impatto su una parete, su un mobile o altro? E che si fa? Si fa la domanda nel gruppo, come faccio a ottenere questo? Perché ho visto solamente uno spezzone dentro la trasmissione, giusto? Sono i social del canale e della trasmissione, quindi social ufficiali della trasmissione, quindi non è che si può entrare a far cacciare come fate di là, comportatevi bene, ogni riferimento è puramente casuale. Ora, cartoncino. Due tamponcini, tre, perché ci sono tre colori, quindi mi raccomando non facciamo casini. Esatto. Ok, io parto, se poi mi devi sgridare sgridami.
No, non ti scrivo. Perché io ho già capito che oggi sei un po' bacchettona su questo progetto. Allora, Emma ha già detto, questo stencil secondo me è un po' pieno. Quindi magari fammi dei pois un po' più diradati. Perché voi non sapete, ma Emma è una bacchettona. Quindi io adesso utilizzerò... Beh, anche per far capire che comunque gli stencil, anche questi qua ripetitivi... Non è obbligatorio usarli tutti comunque. No, assolutamente, ma noi lo diciamo sempre, noi creiamo delle, dei pattern, delle stesure sugli stencil e poi dopo siete voi a utilizzarli come vi serve, ok? Non siete obbligati a riproporlo paro paro, anzi, reinterpretatelo per come vi serve. Quindi io ora con il colore andrò a riempire alcuni pois che poi ovviamente andrò a ripetere man mano che sposto e andrò a sovrapporre ovviamente i pois. Guarda, giallo basta? Però ci sono anche gli altri. Vabbè, vediamo, nel caso li aggiungiamo dopo. Ok, tu hai fatto dark, allora vado su beautiful. Ok, prendiamo un tamponcino per, vediamo di non piastricciarli tutti, sennò stasera da lavare i pennelli sì che ne abbiamo. Tac. Usiamo sia tamponcino da 8 che tamponcino da 12 perché ci siamo portati questi. E quindi dopo io poi, non c'è una motivazione, perché magari mi dite, ma perché ne usi uno piuttosto che un altro? Perché abbiamo tratto tamponcini misti. Questi c'erano. Al momento non ci sono domande, ma i due discorsi più, diciamo, più in voga sono i tuoi capelli, come ho detto prima, e poi chi fa cacciare nel gruppo. C'è un nome, ma non lo facciamo. Laura Capponi. O Cinta Gigantesco. No, no, esattamente Laura. Laura, che è proprio una roba, una cagnarona. Tremenda. Non vedo l'ora di fare cacciara. Però ci sta, diciamo che quando la cacciara è così positiva ne siamo ben felici. Allora, ti do un po' questo, mi prendo un po' questo, ok? È l'ultimo che mi manca. E voilà. Sai cos'è? Quando la gente reinterpreta il colore, ha sempre un po' paura di sbagliare. E perché secondo te? Non lo so, anche mischiare i colori vedo che a volte sono un po' titubanti, scegliere magari due o più colori sullo stesso mobile. È un peccato perché usano poco. Sì. Poi abbiamo già spiegato come fare, vabbè, abbiamo già guardato Elia, Savarino e Alex con i loro corsi di teoria del colore. Abbiamo fatto anche noi delle dirette sulla teoria del colore. Vi abbiamo spiegato come farlo, quindi se mal che vada, se non vi viene, compratevi il cerchio di Itten. Che è perfetto, no? Sì. Per imparare. Sì. Perché non vi buttate un po' di più? Ditemi un po' perché avete quest'ansia, queste problematiche. Voglio capire. Che dici, Emma? Troppo chiara, cioè ne ho troppi pochi ancora. Questo guardo. Dicevo, anche perché tanti dicono, ma la casa classica, tanto colore. Non è vero, secondo me. Ma guarda casa mia. Beh, casa mia è molto classica. Ci sono tanti che però hanno questa un po' paura di renderli, cioè di andare poi fuori dagli schemi, troppo fuori dagli schemi, ma secondo me invece non è così, ci sono dei colori che stanno benissimo con le cose classiche. Comunque casa mia, nel mio salone ci sono ben 8 colori, quindi non ti che dici di casa tua non fa testo, 8 colori. No, non fa testo nel senso che non ce l'avessi tu la casa colorata. Ah, perché è una casa colorata, però è anche una casa classica, quindi sì, esatto. Colore. Secondo me può andare, tu che dici? Mancano Profumo d'Oriente o Blue Beautiful secondo te? No? No, tu ne aggiungeresti? No, però sai cosa farei io, che è una cosa che mi turba tantissimo? Alcuni passerei una seconda volta per farli diventare più coprenti. Sì. Questo sì. A me dà fastidio quando su una base un po' più scura, e oggi abbiamo l'Elisir, il colore non è così, sì, il colore non è così coprente, quindi adesso che è già comunque leggermente seccato si potrà andare passata. E lo faccio anche col profumo d'Oriente. Grazie. Perché? Perché sì, scusami. Profumo d'Oriente, cioè. Col Beautiful, perché secondo me è talmente bello, puro, in coprenza perfetta che vale la pena. Parecchi, comunque ci stanno dicendo che in casa hanno vari colori, tanti colori, osano. Ecco. Osate, perché voi comunque ricordatevi sempre, anche l'insegnamento che vi hanno dato sempre Elia e Alex, i colori Magic sapete che sono molto desaturati, non sono colori brillanti. Questo aiuta tantissimo al fatto di poterli abbinare senza problematiche. Ora alziamo. Alzo? Vai. Che sei tu la bacchettona oggi. Ecco, guarda come ho portato. Come mai?
Carnevale. No, sembra che ci sia dell'arancione. Come sì, probabilmente il tamponcino. Ah, vedi. Il tamponcino più grande da 12. Sì. Fregata. Il tamponcino 12 sono il tuo e questo qua, quello giallo no. Esatto. Il tuo come viene, stencil? Adesso però speriamo che il tuo sia più pulito. Adesso bisogna pulire. Quindi prendiamo lo straccio. Bagnato. E vediamo via le macchialine. Se volete essere sicuri di poter lavare bene, qual è la soluzione migliore? Ditemela un po'. Prima di fare uno stencil, vediamo se siete attenti. Qualcuno che ce lo dice? Appena certo. Rispondono, te lo dico. Riduci l'altezza della setola col nastro carta. Ah, no. Sì, l'ampiezza. Facciamo così, un po' sì, ma se voi volete lavare bene, cosa facciamo? Passare prima il protettivo. Ce n'è un sacco che stanno dicendo adesso, è arrivato purtroppo adesso. Arriva in ritardo, quindi la prima per stata Tiziana. Magri? Esatto. Tu alza, andate da sedare. Andate un po' sotto pressione. Vediamo anche da lei. Vediamo se ho fatto qualche casino anch'io. Ma bella precisa. Manca qualcosa? No. Io vedo che è meglio che se ci invertiamo per due motivi. Mm-hmm. Perché qua non mi piace che sia così tanto dritto. Sì. E tu sei più precisa a fare questa roba. Ok. Quindi tu vieni di qua e io faccio di là e lo ritocchi. Quindi rimetti il pois, modifichi alcune altezze e via. Sei ancora in tempo a cancellarne uno. Cancellatelo tu. Va bene. Cancello io, perché l'unica riga che hai fatto tutto. Allora ti spiego, io avrei fatto tutto pieno. E allora facciamo tutto pieno. Adesso che lo vuoi così te lo fai te. Va bene. Tutto colorato. Giusto? Giustissimo, assolutamente d'accordo. Ecco, io vado di qua, traslo le stelline, me ne prendo una come base, anche se dovrei far così forse, però no, perché ormai non è sfiancata, quindi parto di nuovo da qua, Emma, più o meno. Okay. Tu come l'hai messa? L'hai messa un'altezza definitiva? Sì, sono stata a bordo a così. Bordo. Io le sovrappongo leggermente, sì, sì. Che dici? Perfetto. Comunque, anche se non c'era il protettivo sotto, come vedete, passando il panno umido si toglie. Sì. Se voi volete essere più sicuri di asportare anche eventuali macchie e colature, basta che passate una mano di protettivo e poi viene via tutto quanto bene. Ok, allora come consigliato da loro, si potrebbe tranquillamente mettere una strocata e stringere leggermente, però è proprio grosso, guardatelo confronto questo, guardate, è proprio piccolino. Quindi mi raccomando, se volete essere precisi quando avete uno stencil molto piccolo, prendete il tamponcino piccolo. Io seguo le tue tonalità, ok? Ok. Anche qua non abbiamo fatto tutto. Quindi decidete voi come organizzarvi, ma anche qua è stato fatto a piacere, senza seguire una metodologia. Anche tua mamma sta commentando, Elisa. Cosa dice mamma? Allora, ha scritto, bellissimo, piacerà tantissimo e buon lavoro. Grazie. Ciao Rita. Nonna. Mi ha detto stamattina che venivo qua. Vai bene. Perché comunque è importante far capire una cosa a casa. Che ormai noi pensiamo, no, che le istituzioni siano un problema di qualcun altro, perché paghiamo giustamente tutti quanti delle tasse, diciamo sempre, ma che me ne frega, io pago le tasse, è giusto che la scuola si arrangi, e vi do ragione, per la carità. Però ci dimentichiamo un po' sempre il lato umano, e questo lato umano una volta c'era. C'erano spesso le mamme che facevano le merende per tutti, c'era la nonna che guardava i figli anche della vicina che lavorava, no? Cioè io sono arrivata da un'infanzia così, dove c'era la nonna che spesso con le altre nonne si mettevano vicine e guardavano i nipoti insieme. Tu sei così. Quindi, dall'altra parte, non dimentichiamoci che nelle comunità, nelle scuole, ci possono sempre essere, no, aiuti, sostegno e condivisione. Ho capito anch'io che pagate le tasse ed è giusto che la scuola sia, no, diciamo, autogestita. Però se possiamo dare un aiuto o contribuire alla gestione, perché no? Io ho deciso oggi di
far vedere questo, non perché io voglio dimostrare che sono brava o non sono brava, non questo. Di lavorare, bene. Queste cose qua. Però mi devo salutare che devo andare in comune, che sono una riunione. Grazie mille. Grazie. Ciao. È più ludico. È più ludico. È più ludico. Tieni, grazie. Vi facciamo vedere domani, questo mobile qua è finito. E poi domani facciamo anche l'altro. Così. Fate perché pensi troppo, io non so. Ci divertiamo anche noi. Quello che uno ritiene opportuno, ordine. No. Infatti per questo ho messo Emma, perché Emma ha deciso come mettere i qua, perché lei ha una bella testa per abbinare i colori. Poi ognuno ha le sue capacità, lei nell'abbinamento colore è molto brava. Sì. Poteva anche riempirli tutti, però lei ha deciso che tutti non le piacevano bene. Ma è che bello un po'. Ecco, un po'. Più radi. Buon lavoro, grazie. Grazie a tutti tanto. Intanto Emma ed Elisa vi saluta Laurina, che dice che bella. Sta ancora piangendo perché il corso dello scorso venerdì è volato troppo. Ma infatti in gliel'ho detto alle ragazze di venerdì, che l'unica cosa negativa del corso del venerdì è che dura solo venerdì. E vanno via, sono sempre tristissimo anche io, non pensate che sia felice. Anche perché poi comunque alla sera siamo stanche, ma vogliamo finirlo e vorremmo più star lì a parlare, invece bisogna comunque finirlo il mobile. Comunque questo vi stavo dicendo che lui è il direttore della scuola, fa parte anche del comune, questa qua è una scuola comunale, non è una scuola privata, quindi non è che dite, no? Non c'è nulla di male avere una scuola privata e una scuola comunale, non è questo il fatto che se tutti quanti noi iniziamo a gestire, diciamo, anche le scuole in modo differente, o comunque i posti pubblici in modo differente, tutto torna, no? Se io oggi vengo qui e insegno alle maestre come si fa, le maestre domani non butteranno più via quei banchi, li colorano e li fanno tornare utili per altro. È vero che magari il budget arriva per la ristrutturazione delle scuole, ma con quel budget ci possono comprare dei materiali per la scuola più utili rispetto a banchi che potrebbero essere sistemati, soprattutto non si inquina. Quindi non è che siamo bravi o cattivi perché dimostriamo che ne facciamo, è solo che se il cambiamento non parte da qualcuno, non arriva. Quindi ognuno nel suo piccolo deve poter fare quello che è, no? Che necessita. Poi ricordiamoci che oggi è salotto, quindi non mi state se parlo troppo. Questa cosa qua la devo dire perché hanno di nuovo detto questa cosa che io non ho mica tempo di guardare tutta l'ora questa che parla. Comunque a proposito di salotto ti dico che c'è un fermento nella zona di Napoli per il tuo arrivo. Cavoli, si stanno scambiando messaggi. Dopo domani. Allora io parto da Milano solo venerdì mattina e arrivo prima dell'evento. Però sono sicura che sarà proprio un bel evento, anche perché manco da Napoli da un po' e Napoli è Napoli. Cioè, Napoli non è paragonabile a nessun'altra città. Anche per quanto le persone sono passionali e per quanto siano, diciamo, legate al restyling. Secondo me Napoli è una delle città dove il restyling è più sentito proprio. E sono proprio contenta di andare da Vergara, che è una persona che negli anni si è veramente impegnata tanto, anche dal punto di vista della divulgazione di quello che è Magic, dal punto di vista professionale, perché ci sono poi dei venditori dei colorifici, che Vergara è nato come colorifici da molti anni, ci sono dei colorifici che poi fanno distinzione, no, scissione tra quello che è professionale e quello che non lo è, invece Vergara non è mai stato a dividere, anche perché Magic Paint, quando viene usato in modo professionale, è professionale, certo che è alla portata di tutti anche chi non è un professionista. E per questo lo stimo molto. Poi invece sabato prendo la macchina, viene anche Stefano e vengono anche Lilli con me. Tu sul weekend ti riposi, perché poi ti becchi la Toscana il weekend dopo sempre con me. Ti riposi per la Toscana. E andiamo a Potenza da Alessandra a Villa Loft. E pensate che Alessandra è stato il primo evento che io ho fatto in tutta Italia. E io con Alessandra ci sto da ormai 5 anni, quindi ho fatto un bel cammino anche nostro insieme. Lei si è spostata, si è messa in un negozio molto più grande, quindi sono ben contenta di andare anche da lei. Ascolta ragazzina, dimmi un po'. Sposto? Sposta. Sono più belle le stelline dei pua da fare. Sono più divertenti. Ma guarda come sono stata precisa di qua. Belle. Non è che c'è un barbatrucco? No. Prima Emma taroccava gli stencil, l'ho vista. L'hai vista? L'hai vista? Sicuramente, perché com'è possibile che qua è venuto perfetto e di là ho sbavato? Perché le stelline magari sono un po' più meno vicine. Mi fai una furba Emma, che t'ho beccata. Tu Sandra, hai visto dove che ha fatto la
Sì, ma non lo posso dire. Ah, vedi, c'è un po'. C'è un pochino di cameratismo. Anche anch'io. Sì. Andiamo. Wow. No, a parte gli scherzi, sono stencil estremamente facili da fare, perché decidi tu dove fare le stelline, dove fare il pois, prima di tutto, ma poi vengono bene e in modo preciso, anche se non ti impegni troppo, sono sincera. Anzi, se non ti impegni troppo vengono meglio. Se ti impegni troppo di solito... E vi assicuro che questi qua, fatti anche su una parete, sono spettacolari. Voi mi direte, ma quanto ci metto? Ma no, non è vero, non ci mettete molto, perché a sfiancarli come stiamo facendo noi, quindi spostandoli, è un attimo. Sai che non abbiamo preso dietro quelle casette, che secondo me venivano anche benissimo. Cavolo, casette è uno dei primi stencil che io proprio ti ho fatto fare. Hai fatto tu casette? Sì. Vero? Che ti ho portato quella... carta, io un giorno sono andata in un posto, ho visto una carta bellissima con tutte delle casette... per i pacchetti regalo. Sì, per i pacchetti regalo. Ho visto questa carta meravigliosa e ho detto, voglio che mi tiri fuori uno stencil da una carta tipo questa. Ma me l'ha fatto. Uno dei primi stencil che ti ho fatto fare. E lo adoro quello stencil. Lo stencil di casette secondo me è stupendo. Avete visto, per passare la seconda volta sullo stencil non vado a aspettare che si asciughi completamente. Appena è un pelino asciutto ripasso, così rinvigorisco e aumento la fatturazione. Sapete cosa che è piaciuto di più alle maestre oggi? Che stiamo colorando, non abbiamo fatto polvere, non puzza. Esatto. Perché non se l'aspettano le persone quando... dici che devi colorare qualcosa o comunque dipingere cose molto ampie, che tu non sporchi e non fai polvere, perché non è l'uso per anni. E invece è stata una rivelazione, perché comunque in un asilo ci devono anche no? Le mettite di sicurezza. E c'è da dire che abbiamo anche una maestra che aspetta un bimbo, no? Una bimba, sì. E quindi e non ha sentito nessun odore. Niente. Bambina ha fatto una donna. Esatto. Più o meno tra nemici. Che oggi è in fermento. È un po' emozionato. Ho già detto più di una volta che lui vuole colorare, però. Se poi gli altri bimbi vedono che lui colora, vuole colorare anche loro. Diciamo che rispetto alla classe di Leva Rosa, che avevano 7-8 anni, oggi sono troppo piccoli, ragazzi, hanno 3-4 anni. Poi comunque non ho lo liberatore dei genitori, quindi oggi i bimbi non li posso far colorare. Colorano solo noi. Ecco qua, ci sono domande per gli eventi, ci sono domande... Domande no, ma affermazioni, complimenti. E basta, siete così... Sì, anche Gianna Valdaterra dice, vi saluta e dice che non vede l'ora di tornare a fare un corso con voi. Che bella. E i corsi del venerdì si stanno rivelando veramente belli. Ma io ero già sicura che fossero belli, perché sono corsi a cui ci dedichiamo proprio a noi. Nel senso che, vi spiego, quando uno porta un suo mobile, deve farsi il suo mobile, ha delle aspettative sul proprio mobile e ha delle ansie. Quando tu vai solo ed esclusivamente per imparare e sei libero e hai la testa libera solo per imparare, secondo me cambia tutto. Perché ovviamente hai delle pretese dal punto di vista, no, di sensazioni e di voglia di fare e di imparare. Però è diverso, non so come dire... Più rilassato. Sì, sono più leggere, sono più pronte a testare, a provare e lasciarsi andare. No. Invece quando comunque vai a un corso, devi fare un qualcosa di tuo, hai la testa sul tuo e forse guardi anche meno gli altri. Io una cosa che noto molto è anche che le persone quando sono ai corsi con me imparano ad avere una manualità differente, ma non perché la imparano da me, ma perché si guardano. L'una guarda l'altra. Con molta umiltà si aiutano, si insegnano. Collaborano. Collaborano. Collaborano, obbligate. Se non collaborano, non finisco. Anche perché io e Emma insegniamo, aiutiamo, supportiamo, ma non è che lo facciamo. Quindi devono farlo loro per forza. Alzo. Mi servirebbe un attimino di foam per asciugare, perché. Ok, vado a prendere. Guarda qua che ho già sporcato. Lo tolgo, vedi, perché sono andata oltre il campo. Sì, dagli la Fabio un attimo. Come prima, se avete sbavato perché siete uscite dallo stencil, nessun problema. Straccettino e si toglie. Sì, guarda, aspetta un attimo. Spegniamo un attimo la luce. Ragazzi, quando si fanno dei restyling fuori porta, come potete immaginare, l'organizzazione non è proprio la stessa di quando si è
nel laboratorio a casa, tranquilli e comodi. Oggi per di più è anche una giornata un po' uggiosa. Grazie Sandro. Tanto Antonella Gazzi ci chiede se il grembiule lo deve ordinare da noi o lo può trovare anche dai rivenditori. Allora, se il tuo rivenditore non ce l'ha, gli dici, senti, come fai a arrivare i grembiuli marrone o verde che hai visto nella diretta? E lui lo può tranquillamente ordinare e arriva, senza problemi. Non ti preoccupare. Sì, io sono a posto, grazie Sandra. E mamma, lo facciamo vedere un verciottino della carta, poca poca. Mi ha detto non possiamo dirvi niente. Non lo so, però gliela voglio far vedere un pochettino. Guardate attentamente, rimanete collegati perché è troppo bella. Veloce, eh? Aspetta che vengo di là che c'è una luce più bella. Cioè, è spettacolare. Ci sono i baby alpaca. I baby alpaca, guardate che muso simpatico. Comunque, io anche a casa mia la metterei. In salotto? Sì. Allora, è una carta da parati, secondo me molto simpatica, quindi si presta tantissimo a questo restyling, ma a detta mia di Emma starebbe benissimo in qualsiasi ambiente. Sì. Non solo in camera da letto o in camera di bambini, sì. Tutt'altro, è troppo bella. Anche dentro una vetrina me la trovo. Quindi, in base a lei abbiamo deciso... In base a lei abbiamo deciso quali colori utilizzare per fare il mobile. Piace, piace la carta. Ragazzi, secondo voi quando i bambini vedono i colori, i pennelli, che cosa vanno a fare? Quale bambino vede la mamma che colora e non vuole andare? È impossibile. Se non fosse così ci sarebbe qualche problema. E quindi vorrebbero tutti quanti venire qua a cioccare anche loro, poveri. Però mi dai la carta, per favore, me la metti qua. Sì. Comunque mi sono sempre chiesta come fanno le maestre a gestire tutti questi bambini tutti insieme. Sante. E l'ho capito. Secondo me quando sono in gruppo sono diversi i bimbi, non sono come a casa. Si fanno anche gestire loro in modo diverso, ma che a casa non fanno. Porto solo quelli là e arrivo a dargli una mano. Intanto c'è chi ci chiede per avere orari esatti di Napoli, l'evento, lo possono trovare? Sulla pagina Magic Paint c'è l'evento, anche sul gruppo Magic Paint. E anche sulla pagina dei rivenditori. Esatto, ripeto una cosa. Roberto Vergara, Omen Colors, a Napoli, ti ricordi la via? A Sant'Antimo. Sant'Antimo, e a Sant'Antimo. Me lo ricordo sicuramente. Alle 3:30 o alle 4? Alle 3:30. 3:30. Quindi andate lì per le 3:30, faremo sia una dimostrazione piccolina dei prodotti Magic che un salotto, quindi potete dare consigli e tutto il resto. Corso Europa 40 ci dicono. Ok, Corso Europa 40, scommetto che c'è la tramontana. Sì, è lei. Brava, grazie. Confermaci Anna. Tutto, che noi abbiamo una memoria. C'è Anna che sta lavorando come una pazza per far andare bene questo evento da Roberto. Grazie io mille. Io ho la memoria in breve termine. Sì. Comunque, alle 3:30 e poi dopo Potenza anche saremo da Villa in Loft, da Alessandro La Polla, alle 3:30 sempre, vero? Direi di sì. Ok, magari l'ultima parola. Perché tu a volte mi dici, guarda che al sud fa più caldo, hanno orari differenti, ma mangiano più tardi. Mi ricordo che quando eravamo andati in Puglia, noi i salotti li volevamo mettere alle 3. Uh-huh. E il nostro amico Vincenzo ha detto, ma io apro il negozio alle 5. Perché prima allora, non viene caldo. Nessuno, fa troppo caldo. E quindi mi aveva detto che al sud bisogna mettere i salotti più tardi. Perché comunque loro hanno orari differenti, la sera mangiano anche più tardi. Sì, sì, tengono aperto fino tengono a aperto. Tengono aperto fino a tardi, non è come noi che chiudiamo alle 6:30 il negozio, loro chiudono più tardi. Esatto. Ecco, Anna ci suggerisce che sulla locandina è orario 16. Sì, ok, 16, quindi infatti. Confermiamo le 16. Sì, sì, e sì. Io starò fino alle 7, quindi dalle 4 alle 7 l'evento. Poi c'è Gianna che ci chiede come si fa a diventare rivenditori. Gianna, per diventare rivenditori serve un negozio e quindi non ci piove.
ci sono persone che aprono un negozio solo per diventare rivenditori, ci sono delle persone che hanno già un negozio e vogliono diventare anche rivenditori di Magic Paint, oltre a quello che già rivendono. Dopodiché noi, una volta che abbiamo raccolto la vostra richiesta, vagliamo l'adesione, cerchiamo di capire la distanza che avete da altri eventuali rivenditori e la distanza a nostra discrezione, perché ovviamente la distanza che c'è in centro a Roma non può essere la distanza che c'è qua da me, perché la densità popolativa è molto minore qua. Dopodiché valutiamo anche il tipo di negozio, l'impegno, cerchiamo sempre di capire se è una semplice idea lucro, scopo di lucro, o se veramente c'è passione, perché purtroppo per essere rivenditore Magic non basta comprare e vendere, ma noi vogliamo che ci sia comunque un'attenzione differente verso il cliente, che ci sia l'assistenza, e molti rivenditori che ci sono stati negli anni purtroppo non ci sono più anche per questo motivo, perché non avevano voglia di riservare tutto questo impegno alla rivendita. È una rivendita che comunque porta via tempo, è differente vendere un bicchiere, una tovaglia, piuttosto che rivendere Magic, perché i consigli da dare, l'assistenza da dare sono completamente differenti, sono molto di più. E una volta che abbiamo valutato il punto vendita, conosciamo la persona e tutto il resto, mandiamo la persona a fare formazione nel nostro punto vendita di Bologna, che è destinato proprio a quello. Lisa e Ilaria sono state proprio formate per dare supporto ai rivenditori, per spiegare bene le linee guida dei prodotti, per insegnare a loro come fare corsi a loro volta. E nulla, poi dopo di che arriverà la merce, si diventa rivenditori. Quindi da seguire questo, mandare una mail con la richiesta a info@lisiron.com o info@magicpaint.it. Tantissime richieste arrivano a Elisir, perché le persone comprano sempre da Elisir e quindi vedono quella mail lì, ma non capita nulla. Se no c'è magicpaint.it, la seconda email, noi vi rispondiamo, Stefano risponde sempre, praticamente giorno per giorno, quindi è raro, a meno che non mi scrivete di sabato. E avete con noi un contatto e una garanzia di supporto. Questo è, diciamo che noi non siamo soliti aprire i punti vendita per vendere, basta. Noi siamo molto attenti al rivenditore, seguiamo molto il rivenditore anche con un controllo qualità, supporto. Quindi quando diventate rivenditore Magic Paint avete una pubblicità non indifferente, un sostegno non indifferente, e questo è quello che serve. Diciamo che si ha la garanzia di vendere, sì, però si ha anche la garanzia di avere qualcuno che lavora con voi bene. E voilà. Ho sbavato meno? Solo qua. Questo per dirvi che anche se sbavate, è umano. Non capita nulla. Ecco qua. Pannettino leggermente umido. E sì, gratta. Ricordatevi che io qua ho fatto la base passando il rullo, quindi sono due mani di Elisir a rullo. Continuiamo. Emma, io qua vado così, tanto non devo seguire nessun criterio. No. Vero? Assolutamente, facendo così. Ci posso una sedia. Sì, ma non sedie posso piccole. Prendere dei limiti. Sedie piccole. C'è una seggiolina piccola, anche Franco prima era sulla seggiolina piccola. La sedia da tutti. Ce l'abbiamo? Quella della maestra? Sì. Quindi possiamo rubare una volta. Ma sì, no. Le maestre non ci sono. Attiva! Credo che sia un po'... Un po' di schieno. Allora, qua si sta seccando molto il pennellino, quindi quando voi fate uno stencil è importante che abbiate sempre il pennellino molto morbido, con le setole morbide. Vedete adesso che è un po' tutto raddrizzito? Ok, io adesso lo sciacquo, lo lavo, lo asciugo e ritorno subito qua. Mi prendo il pannettino. Guarda, quella è una piata. C'è una fontanella qua dietro, se vuoi. Ah, ok. Questo se vuoi vado a cambiartela. Vado nell'erba e scuoto il pennello e torno. Stanno chiedendo cosa... Ah, qualcuno cosa... che si è connesso, sì, adesso, cosa se possiamo facendo. Velocemente, esatto, riassumere. Allora, siamo nell'asilo di Miki, il bimbo di Eli, che stiamo rifacendo, ricolorando due vecchi mobili. Con le riporie. Sia oggi un tutorial che domani. Esatto, erano belli solidi, ma... bruttini, perché comunque datati. Sì, era un pochettino anche rotta l'impiallacciatura di plastica. Un po' colorati magari anche dai bimbi, ci può stare. E li stiamo decorando con degli stencil. Lo stencil con le stelline e lo stencil con i pois. Esatto. Poi però ci sono sette ante.
due avranno una carta parati molto bella, molto particolare, che vi avete fatto vedere prima, una carta parati nuovissima, forse non è ancora neanche caricata sul sito. No, no, ci è arrivata ieri. Ah, quindi quella carta lì se la cercate, sapete che non c'è ancora. Sì, perché l'ho comprata apposta per fare il progetto, nel, visto che è nuova, ho detto la faccio subito nel progetto perché è troppo bella, l'ho usata subito proprio. Mi sono innamorata di questo, di questa collezione quando l'ho vista. E non è assolutamente una carta parata da usare solo per i bimbi, cioè. No. Una carta parata che metterai in salotto, tranquillamente. E stiamo utilizzando lo stencil a modo nostro, quindi senza seguire tutto lo stencil, senza riempire tutto, senza per forza seguire la trama preimpostata lo stencil. E mi raccomando, ripassate sempre in modo che la stellina sia bella coprente. Ok, mi passo un tamponcino, voglio dark anche questo. Oppala. Vai a lavarlo anche tu poi il tamponcino, perché è un po' secchino anche questo, quello non lo uso, sto con il dark. Poi Benedetta ci chiede se possiamo riassumere i colori che stiamo utilizzando. Allora, la base è Elisir, due mani di Elisir a rullo. Poi qua invece sono dark, dark e le stelline. Sand. Sì, qua le stelline sono dark sand, profumo d'oriente, beautiful. Beautiful che è bellissimo. Cioè tutti quelli che vedono beautiful dicono ma che bello è sto colore. Ah, Emma. Sì, non me lo aspettavo. Io sì. No, non me lo aspettavo, dicono loro. Io sì che me lo aspettavo. È troppo bello sto colore. Beautiful. Non è una garanzia. Ditemi un po', ma state spargendo la voce per quanto riguarda la serie TV che sta per arrivare? O state battendo una fiacca? Oh, c'è qualcuno che va alla spirito e dice, ma cosa ci guadagno? Ci guadagni che hai, vedi una serie TV che ti insegna qualcosa e che se va bene ne vedi anche una seconda serie. Gratis. A gratis. A gratis, sì. Anche perché Discovery è a gratis. Ma mi serve il tuo tamponcino. Tieni. Perché Discovery è gratis? Perché saremo su Discovery, quindi sulla piattaforma di Discovery, ma gratuitamente, perché i programmi che loro mandano online su Home and Garden TV canale 56 sono anche poi spesso in gratis sulla piattaforma di Discovery. Ma soprattutto è la prima serie TV italiana sul restyling, per me è un orgoglio assurdo. I programmi che ci sono attualmente in TV per quanto riguardano la casa sono tutti programmi di ristrutturazioni edili, dove si spacca tutto, dove si butta tutto, dove si compra tutto nuovo, perché solitamente ci sono anche tante aziende che sovvenzionano il canale e quindi sono propense, no, alla pubblicità tramite l'acquisto. La nostra trasmissione no, nulla si butta, tutto si modifica, solo con il colore. Cioè è una cosa pazzesca e io sono molto orgogliosa di questa cosa qui. Quindi ricordatevi, dal 7 maggio su Discovery e su Home and Garden TV canale 56. Oh, non ho più invertito i numeri, non ho più detto 59. Ma pianino ce la sto facendo, eh. Sono cresciuta un po'. Sì, comunque ci confermano molti rivenditori che stanno spargendo la voce, c'è chi sta mettendo lo schermo gigante. Bravi. Ricordatevi che vi arrivano tra poco dei flyer da lasciare ai vostri clienti in modo che ci sia la promemoria, perché magari lo dite qualcuno poi si dimentica. Con il flyer non c'è problema e saranno inviati gratuitamente a tutti i nostri clienti questa settimana, per la settimana che arriva, vero Emma? Domande? Allora... In realtà oggi sì, è un restyling molto semplice, ci mancherebbe, però non scontato e non banale. Carolina che ci chiede se può condividere sulla sua pagina il post della trasmissione, direi deve. Assolutamente sì. Deve. Grazie, grazie mille. Più lo condividete più ci fate felici. Poi c'è chi scommette che oltre alla seconda ti fanno fare anche la terza, la quarta. Io vorrei, ti passi il beautiful Emma. Io lo vorrei tantissimo, però dipende un po' dallo share, da quante persone sono, diciamo, colpite. Dipende da voi. Da voi, sì. Dipende da voi e noi siamo felici che ci sia questo volere, no? Nel senso, certo. Cioè non vogliamo mandarvi, però se piacerà, se felici di fare una cosa così bella, così grande. Ricordiamo che ci sono le su Facebook e su Instagram. I social. Sì. Styling, stesso nome della trasmissione. Non ho sbavato. Guarda che carine che si fanno! Ma che carine! Vero?
Guarda dove ci metto. Quindi su queste pagine, se vi collegate di volta in volta, troverete informazioni nuove, sarete aggiornati su orari, qualsiasi, troverete di tutto, insomma. Sì, ecco, quindi qualcuno mi ha già fatto la furba, qualcuna, anche qualcuna della fans, che io ultimamente, guarda, quelle sono tremende. Ma quindi cosa ci devo fare su questa pagina? Ragazzi, adesso niente, perché non è ancora partita la serie TV, ma quando partirà ci saranno anche contenuti inediti, pubblicità e tante cose pubblicizzate tramite la pagina. Fabio, c'è tempo di ricordare i bambini? No, no, sono stretto sul tavolo. Le tesserine sono sempre nella tasca, ho messo anche quella della circolazione. Sì, sì, no, sto prendendo dall'alto. Ma i miei non prendono mai così tanto quando li porto a casa. Mi dicono subito quello che fanno. Cosa hai fatto a scuola? Cosa hai fatto a scuola? Mica me lo dicono subito. Niente. Magari hanno fatto di tutto di più. Allora, com'è andata? Cosa avete fatto nel weekend? Non mi ricordo. Perciò è stato un bel weekend, vi faccio qui. Quanti bei pois. E brava Emma a fare il pois? Vai, io sono brava a fare le stelle del pois, comunque, ve lo dico. Ognuno il suo. Ma potevi dirlo subito, no? Devi essere convinta lì. Laura dice che fino all'università non ti diranno nulla. Invece sì. No, forse dopo. Neanche dopo. Mi che ho paura se fate così, perché io tra non è che posso sopportare tutto questo. Mamma dietro, Niki. Ok. Allora, Ilaria Tebaldi ha una domanda un po' lunga, quindi la devo leggere. Le hanno chiesto di partecipare al progetto pittorico per un'associazione che tutti gli anni prepara la barca del carnevale sull'acqua. Bello. Per una sfilata di barche del suo paese. Quindi per questioni di budget sono sempre andati al risparmio. Premesso che si fida un sacco dei colori Magic Paint, mettendo che riesca a trovare i fondi, sarebbe però, dice, un peccato utilizzarla per un progetto che poi verrebbe smantellato. Che dite voi? Quindi forse la sua preoccupazione è che le dispiace che poi il progetto venga... Non si può essere così bravi da vedere il progetto appeso a qualche parte riutilizzato peraltro. Spiacerebbe anche a me che è una cosa che ho fatto venga utilizzata una volta solo e basta, però... Guardate, vi dico una cosa che mi spiace un casino è che qualcuno di voi guarda un tutorial una volta e basta. Perché ci sono tutorial talmente importanti che te li devi salvare e riguardare. Si sa ma più di una volta. Anche la vedo come te. Secondo me ci sono delle cose che dici, oh, un tutorial così bello, un peccato. L'hanno visto, masticato e basta, finita, andata. Un po' un peccato a volte. Io dico che potrebbe comunque essere... diciamo modificato, reinventato in modo che diventi qualcos'altro. Però dipende sempre da voi. Chiaro è che se si va con Magic è un progetto duraturo, sicuramente. Quindi lì iniziava a diventare un po' spaventa classe. Non l'hai lavato? Non l'hai lavato e l'ho bloccato con lo spazio. Brava. I miei stanno qua fino alle 5 e mezza. Perché mia mamma lavora e li lascia qua dopo scuola fino alle 5 e mezza. Di solito. No, a volte veniamo a prenderli prima perché c'è anche le visite a casa, stanno da noi. Però è raro che io riesca a prendere i bimbi a quest'ora, anche perché solitamente siamo in diretta. Quindi forse facciamo qualcosa. Le mamme che la
arrivi sopra tutto sporco. Tutto sporco, scendi da lì. Ah, non sono solo io. Comunque è vero, quando sono qua sono bravissimi, come arrivano a prenderli? Vero? Si scatenano. Parte l'agitazione. Bello. Allora, abbiamo tolgo Emma. E vediamo se devo fare una stellina qua in mezzo perché sono andata un pochettino larga. La fareste qua in mezzo? Sì, un paio. Bello. Omogeneo. Qua, guarda che belli qua. Siamo quasi alla fine, mancano i 3-4 e abbiamo finito. Scusa. Ricordate anche Emma, che poi si lamenta, che dice che non... No. Che non ci incrociamo io, Ma adesso faccio una domanda un pochettino trabocchetto a Emma. Posso? Aiuto. Ma tu l'avresti mai detto quando hai fatto la tua università? Che università hai fatto tu? Io ho fatto design del prodotto in campo. Praticamente ti insegnano la metodologia di progettazione, indipendentemente che sia un oggetto, un'applicazione. Sì, ma l'università, quello è il ramo, l'università è? Che è un'università che ti porta a imparare cosa? A lavorare. Anche sì, però diciamo che cosa studi quando vai allo IED in generale? Ma allora, il mio, io ho scelto quell'indirizzo perché era un indirizzo abbastanza ampio, nel senso non mi chiudeva le porte. Io ho fatto grafica, un po' di grafica, ho fatto un po' di design, di progettazione, ho imparato a usare i programmi, poco marketing, non tantissimo. Per quello ci sono io, sei tranquilla. No, infatti non era la mia materia. Abbiamo fatto tipo tecnologia dei materiali, innovativi. È un'università che tu consiglieresti? Sì. E l'avresti mai detto che saresti finita a fare una trasmissione di TV? No. Quando sei arrivata a lavorare da noi, l'avresti mai detto che ti avrei messa a fare una trasmissione di TV? Quando ho capito un po' come funzionava potevo anche immaginare. Ah. Però proprio dirci sì, ci saremmo arrivati. Passami il tamponcino beautiful, va? Ma e a casa cosa dicono di questa cosa qua? Dimmi un po'. Non sono curiosi, non sono sì, emozionati per te. Mia mamma ha già fatto tutti. Ha rubato il libro di Franco, l'ha portato in montagna, l'ha fatto vedere tutti quelli della montagna. Che bello. E beh, lei deve essere orgogliosa anche lei di te, no? Sì. E tu Fabio, dove hai studiato? Università della strada. Come me allora, Fabio siamo più... No, arrivo anche da quella. Emma, diciamo che l'unica studiata qua nel gruppo oggi. Tu sei studiata come Emma? No, io ecco. Alberghiero, figura. Quindi noi siamo più della strada. Ma no, a parte tutto, Fabio, tu cosa hai fatto? Nella no, allora, io ho fatto ragioneria e ho capito cosa non mi piaceva fare. Che non fare. Ti piaceva. Poi ho studiato informatica. E poi ho fatto un sacco di corsi di fotografia, video, perché mi sono appunto innamorato del mondo dell'immagine. E quindi quando ci fanno i post e ci dicono ma che cosa deve studiare mia figlia per arrivare a fare il vostro lavoro? Quindi gavetta. Diciamo? Gavetta. Che studi quello che gli piace. Esatto. Che studi quello che gli piace, perché poi dopo se c'è la passione, corsi su corsi o comunque esperienze su esperienze ci potete arrivare. Esatto. Però purtroppo oggi non c'è una scuola per imparare il styling, però per mia esperienza personale è raro che si faccia proprio il lavoro per cui si studia, anzi forse non capita pochissime volte, però diciamo che può essere attinente. È giusto studiare perché impari un metodo per fare le cose, però poi il metodo lo puoi applicare in vari campi. Esatto, e secondo me è un po' quello che manca ai ragazzi oggi, la consapevolezza di riuscire ad applicare un metodo, nel senso che loro l'hanno studiata nella teoria ma non sanno come applicarla alla realtà. Secondo me questa è una cosa su cui le scuole dovrebbero lavorare, far capire ai ragazzi come rendere poi remunerativo, quindi come vivere, come campare di quello che hanno studiato, perché il restyling per esempio è una di queste, una delle cose che ti porta a rendere remunerativo un qualcosa che tu hai studiato, vero o no? O qualcosa che ti piace. Con qualcosa che ti piace soprattutto. Sviluppare qualcosa che ti piace, io questa, anche se hai studiato altro. Io questa parentesi ve l'ho fatta perché
tutti quanti mi dicono, ma cavolo, è un sogno, no? Il fatto di avere addirittura un programma di TV. Io quando ero piccolina guardavo quei programmi di TV e volevo essere lì. Siamo arrivati a essere su quel canale con un programma, diciamo, molto più nelle mie corde, perché io con tutte le volte che vedo che in queste ristrutturazioni drastiche americane buttano giù, rompono, spaccano e buttano nei container roba tranquillamente gestibile e convertibile, la rompono, non mi ci trovo, anche se adoro i restyling delle case, le ristrutturazioni. Però se ci credi ce la fai, ragazzi, quindi vedete come funziona? È carina, ci si lavora su. Poi da cosa nasce cosa? Esatto. E ci si arriva. Poi vabbè, cioè, sono complice anche i miei genitori, io volevo fare l'artistico, ma cosa voluto. Vai a fare dopo l'artistico? Lo so. Perché una volta c'era anche questa cosa che l'artistico non ti portava da mangiare. Proprio perché? Perché non ti insegnano come rendere poi nel remunerativo quello che tu stai imparando. Ed è questo il problema. Dovrebbero insegnarlo. Qua ci siamo, è tutto lungo uguale. Qua c'è ancora una fila di qualche stellina da mettere, ma la metto dopo a mano. Ci vediamo domani. Se tiro su un pochino, no, te, sì, 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 Fabio, non mi importano le mamme, lasciala stare. No. Ti ho visto già lanciato, guardi in giro. No, è bravo, è bravo, è bravo, è bravo. Fabio le vuole senza prole, senza prole. Senza prole perché le vuoi senza la No, legando. Non voglio rovinare famiglie. Ah, vabbè, ma sai che magari sono già divorziate. Già rovinate. Non è che tutte le persone stanno insieme, anzi. Sai che ti ci vedo proprio, siamo una persona che ha già dei figli, una persona matura e responsabile. Siamo un'indagine di mercato. Quello che ti manca. Ma ci sono già io di matura e responsabile, se poi siamo in due. Sì, è un problema. Sì. Questa è una ragazza matura e responsabile. Aspetti, metti un tamponcino? Dai, te lo presto. Ce la faremo prima poi ad accoppiarti con una, va. Matura e responsabile, seria, vediamo, io non perdo le speranze. Secondo me non ce lo dirà mai. Terrà tutto in segreto. Tremendo. Allora, ragazze, io ci tengo a farvi vedere la fine, quindi continuo. Ma se siete già qua da un po' e non volete più guardare perché avete da fare, aspettate il coniglio che sta dal cinema, non ci sarà. Perché l'unica cosa che faremo sarà alzare le lentine e farvi vedere le finite. Quindi, se volete stare con noi fino a quando non ce l'hanno finita, mancheranno pochi minuti. Se avete da fare, questo è quello che è stato fatto vedere oggi. Ok? Allora. Senti che quando escono si sfogano tutto quello che hanno accumulato. Comunque, io ho sentito una psicologa che diceva che è normale che i bambini quando arrivano a casa facciano i capricci, urlino, perché riservano le emozioni più forti all'arrivo a casa e all'incontro con i genitori. Quindi si sentono più sicuro. Più quindi tranquillo. Io a volte dico, ma perché quando arrivano a casa sono così con noi, così agitati, così nervosi? Cosa positiva. Quindi è una cosa buona. Positiva, esatto. Sì. È una cosa molto positiva. Io chiedo scusa per le immagini. Va bene così. Però dobbiamo proprio evitare di riprendere i bimbi. Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, Lidia. Ragazzi. Stilaletti. Tremendi. Stilalettini. Comunque preferivo prima quando era più sfrangiato e sviolato. Sì? Sì, perché a me piace di nuovo il tamponcino. A me usciva tutto dai qua. Ah! Quindi? Hai occultato però. Hai capito Fabio? Quando lei usciva dai qua... È andata giù la batteria. Adesso. Quindi? Siamo solo su YouTube. Magari molti si dirotteranno qua. Salvata? Ti prego, prego. Sì, sì, no, salvarsi si sale. Aprite da un vostro telefono, ragazzi. Tutto su YouTube. Più che altro per controllare che si è salvata. Aprite da un telefono per vedere chi si è salvata. Infatti.
una cosa del segnale. Ok, sì, certo. Ci sei. Così mi controllate solo se riesce a tenere. Basta mia. Voilà. Ci sono due stelline un po' strane là. Tu Emma come sei messa? Che mi serve il tacco. Oh. Vieni. Ah, potevi finire quello lì. No, quanto cambia. Ok, aspetta. Ci siamo di nuovo. Non so su tutte le pagine, sicuramente su Magic e sul gruppo I Love ci siamo. Le altre pagine forse. Controlliamo solo appena finiamo Fabio che si è salvato la diretta. Ho già visto e salvato. Ok. Spostiamo l'ultimo pezzo. No. Cartellina. Allora. Non vi voglio ingannare la pillola. Fare uno stencil su un mobile grande non è sicuramente veloce. Però c'è gente che adora fare gli stencil anche se è una cosa un pochettino più lenta, tipo quelli che dovranno stirare. Ecco, mi rivolgo a voi che volete stirare, che andrete a stirare, andrete anche a fare lo stencil su una parete di 4 metri per 4. Senza problemi. Però ciao 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 Elena, ciao, ti domani. Sì che vuoi, già sei in diretta, però parla. No. Io andrei. Sì? Che meraviglia. Piace come sta venendo? Bellissimo. Delle stelline colorate. Guarda che ho parlato di te nel tutorial, quindi uscirà fuori l'aria e tutto. Addirittura, sì. Bene. Grazie di tutto ragazzi, ci vediamo domani. Ciao 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 ciao. A te, ciao ciao. Voglio giallo. Ah, guarda, hai ragione. Tu sei una da Pua. A me non sarebbe venuta così bene, sai? Bisogna essere oggettivi. Io non sono una da Pua quanto Emma. Io sono più una da stellina. A casa piace? Sì, sì. Stanno adesso continuando riconnettendo. Belle quelle tre piccoline. Beautiful. Basta, mi manca solo più Darkman. L'ultimo spostamento. Guarda che io ci sono quasi, eh. Metti il turbo che ti voglio alzare su e far vedere insieme a me. Mi. Dai, dai. Non turbisci. Sandra, tu prendi un pochettino in fondo. Sì. Ah, abbiamo domande sulla pulizia degli stencil, nel senso che ci chiedono quanto bisogna lasciarli a bagno per farlo tornare pulito. Ragazzi, dipende con che sapone lo usate. Ci sono anche delle persone che se lo dimenticano e se lo ricordano dopo una settimana e lo fanno diventare pulito solo sverniciandolo con lo sverniciatore. Quindi non è che lo devi lasciare a bagno tot tempo, è che ci metti un po' di tempo in base a quanto tu te lo dimentichi sporco. Tipo adesso l'ho usato per un'ora senza mai pulirlo, quindi è ovvio che stasera quando andiamo a casa per pulirlo lo lasceremo a mollo magari in acqua e sapone tutta la notte e domani mattina arriviamo bello morbido, bello no, ammorbidito, e riusciremo con una spugnettina a pulirlo bene senza problemi. Quindi se magari è molto rigido, l'avete usato per molte volte come me adesso, mettetevela via che forse sarà necessario lasciarlo più tempo a mollo. Posso accendere? Sì. Scusa un po'. Vediamo. Così facendo l'ultimo pezzo posso trasporre. Sì.
le vicine. Sono carine. Asciugo, aspetta. Ma sì, qua. Asciugo un po'. Qua. Ultima, 3 secondi lo alzo. Bellissimo, bellissimo. Che dice, ma basta? Sì. A me piace. Mi dico la ricorda? Sì, ma mi la alzo così la faccio vedere. Diciamo sì. Che la mia rispetto a quella di Emma è un pochino più rada. Molto caruccio, invece un casino. Già finirla stasera sto mobile, eh. Mettiamo un turbo. Mettiamo il turbo. Io molto finito. Bello, piace. Facciamo vedere anche la tua, anche se non è finita. Sì, faccio solo questo angoletto qua. Ok, guarda. Tanto ormai si è capita. Se non mi si sposta lo stesso. Sì. Glielo diremo poi che faremo le righe sulla tranca. Certo. Ma quelle dovrete guardare il tutorial. Esatto. Col cavolo che vi diciamo com'è, anche perché non so, sono 7 ante, quindi vedete un po' voi. Ah, l'ho già fatto il dark. No, c'è ancora uno. Il giallo vi manca. Alziamo? Ah, stavo franco. 1, 2, 3, via! Bello. Su un mobile che ha la scocca tutta beautiful, quindi spiccheranno, ve lo assicuro, spiccheranno tantissimo. Allora, adesso vi salutiamo, oggi è stata una diretta molto semplice, però come al solito importante anche per chi si inizia ad affacciare al styling, perché comunque imparare a fare bene uno stencil forse è una delle prime cose e è una cosa che sta proprio alla base. Sì. Ciao capo! Tocca a noi adesso! Ora, noi vi lasciamo perché dobbiamo ancora finire tutto il mobile e vogliamo finire tutto l'evento stasera. Sì. Ok? Quindi un bacio grande, ciao. Inquadrami un po' anche la Sandrina che pensava di essere stata svignata. E grazie ciao. Per, Franco, che per l'aiuto. Grinch. Anche Franco. Ciao. Ciao.